Bentrovati a una nuova edizione di Video MTG 24. Notizie dall'Italia, si parte dalla politica, Gentiloni, no alle crociate. Il ministro degli esteri, la situazione si sta deteriorando, serve un cambio di passo perché l'unica soluzione possibile alla crisi è quella politica. Intanto il Viminale conferma 4.800 militari a presidio di obiettivi sensibili. Forza Italia, Berlusconi blocca Fitto e nomina Luigi Vitali commissario del partito. Brindisino, Vitali è stato sottosegretario alla giustizia nei governi Berlusconi 2 e 3, sempre più evidente la tensione con Raffaele Fitto. Rischio barconi pieni di terroristi diretti verso l'Italia, ma i servizi segreti minimizzano. A lanciare l'allarme è il giornale britannico Daily Telegraph. Poi la tesi viene rilanciata dall'ambasciatore d'Egitto a Londra Nasser Kamel. Lavoro in cambio di denaro, condannata a 16 mesi Maria Rosaria Taurino, 45enne leccese accusata di millantato credito. Sentenza emessa al termine del giudizio abbreviato dal GUP Giovanni Gallo. E ora le notizie regionali, a Brindisi, nomine a sorpresa della provincia in servizi trasporti pubblici, rinnovata parte dei componenti del consiglio d'amministrazione. La conferma giunge direttamente la presidente in carica, l'avvocato Rosario Almiento. A Bari, ufficiale in servizio di congedo dall'aeronautica militare dell'esercito italiano, un vice prefetto e alcuni imprenditori avrebbero truccato appalti per lavori nella caserma Pisano di Capo Teolada, Cagliari, nel centro immigrati di Borgo Mezzanone a Foggia e per forniture destinate all'aeroporto militare di Bari Palese. Quattro le persone arrestate con diversi capi d'accusa. Sport, Ruvo di Puglia, Massimiliano Bellarte, tecnico ruvese dell'Acqua e Sapone, compagine di A di Futsal maschile, è in lizza per il titolo di miglior tecnico del mondo per l'anno 2014. La prestigiosa nomination per l'allenatore barese compare nella 15ª edizione degli AGLA Futsal Awards, il pallone d'oro del calcio a 5 mondiale. Leggere il mio nome in quella lista mi ha reso incredibilmente felice. Queste le parole di Massimiliano Bellarte. Ora le notizie locali a Ceglie. I carabinieri della stazione di Ceglie Messapica hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare dal GIP del Tribunale di Busto Arsizio nei confronti di Angelo Gallone, cegliese classe 1972. L'uomo infatti avrebbe acquistato nel gennaio dello scorso anno ben 2 kg di hashish in provincia di Varese. Dopo le formalità di rito, il cegliese è stato associato alla casa circondariale di Brindisi, dove è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sempre a Ceglie, cybercrimes e rischi della rete. Se ne parlerà sabato 21 alle 10.30, discussione organizzata dal primo istituto comprensivo di Ceglie Messapica, presso l'auditorium del plesso scolastico Giovanni Pascoli. Interverrà anche l'ispettore superiore della polizia postale di Brindisi, il dottor Eugenio Cantanna. A Martina, in vista dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale del documento programmatico preliminare, atto propedeutico al piano urbanistico generale, il PUG, l'amministrazione apre il processo partecipativo alla città per riflettere sul presente e progettare il futuro. Sabato 21 febbraio 2015 alle 10.30 nella sala museo delle Pianelle di Palazzo Ducale si svolgerà la presentazione dei forum tematici previsti nelle prossime settimane. A Ostuni, l'associazione Ostuni Nuova applaude l'iniziativa avviata per il riconoscimento della Piana degli Ulivi come patrimonio dell'UNESCO. Tale iniziativa è un passo fondamentale per la valorizzazione di una delle più vaste aree olivetate del mondo, ha commentato l'associazione. E ora ultima notizia, appuntamento prestigioso oggi alle 14 e in replica alle 22.30 per Cronache Martinesi e dintorni, la trasmissione condotta da Pietro Andrea Nicelli sulle nostre frequenze. Nell'occasione sarà ospite in studio l'assessore regionale al welfare Donato Pentassuglia insieme ai quattro sindaci di Martina Franca, Franco Ancona, Albero Bello, Michele Longo, il sindaco di Locorotondo, Tommaso Scatigna, Luigi Caroli, il sindaco di Ceglie Messapica e il vice sindaco di Cisternino, Vito Zizzi. Bene amici, era l'ultima notizia di questa edizione, appuntamento come sempre offerto dalla Noi Consult, l'associazione dalla parte del consumatore. Prossima edizione tra 120 minuti. Buonasera.